di mercoledì 27 e maggio della settima settimana di Pasqua. Chiediamo aiuto allo Spirito perché possiamo ascoltare veramente la parola che ci indirizza. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Continuiamo la lettura del capitolo 17 di Giovanni, versetti 11 e 19, la grande preghiera sacerdotale di Gesù. E in questo passo della preghiera Gesù chiede al Padre che noi possiamo essere consacrati nella verità come Lui ha consacrato se stesso per noi. Che significa? Che Gesù ha consacrato se stesso per noi, ecco la parola chiave è quel per, la consacrazione è atto di amore pieno. Gesù dà tutto se stesso per noi. Quindi la consacrazione ha a che fare con la vita di amore di una persona. Gesù chiede che anche noi siamo consacrati, ma giunge nella verità. Noi conosciamo almeno due tipi di amore. Un tipo di amore lo possiamo chiamare amore di sostegno. E quando ami una persona, la persona che ami, degli amici, delle realtà, perché queste realtà ti confermano, perché queste realtà ti rispecchiano, dicono chi sei e confermano la tua identità profonda. Ecco perché si può chiamare di appoggio. Avremo bisogno di queste esperienze per tutta la vita. Chi dice che queste sono esperienze egoistiche, narcisistiche, che si abbandonano, non sa quello che dice. Tutta la vita una parte del nostro cuore avrà bisogno di fare queste esperienze, vanno coltivate, coltivate veramente perché ci fanno bene. Ma non è ancora amore di consacrazione. Se una persona religiosa si fonda solo su questo, nascono i gruppi chiusi, le celle, le sacrestie, le parrocchiette. Stiamo con chi ci conferma e basta. E allora la Chiesa perde parte della sua missione, è come un cuore che prende ma non dà, o non dà fino in fondo. E allora c'è anche la consacrazione nella verità, che è capire che tutte queste esperienze ci strutturano e sono importanti, ma non ci danno la pienezza della gioia, sono sempre parziali. La pienezza della gioia, come ci ha detto Gesù, ci nasce da un'altra esperienza, che è l'esperienza di portare l'assoluto dentro di noi, di essere ambulanti con l'assoluto nel cuore. E a
questo punto non assolutizziamo più niente, anche se prendiamo tutto ciò che c'è di buono, ma l'assoluto è nel nostro cuore. Siamo divini, abbiamo un'apertura infinita che niente colma se non Dio. E qui allora parte un altro movimento del cristiano, del battezzato, del sacerdote che è in ciascuno di noi, che è quello di essere aperti, avere una identità non solo consolidata dall'esperienza, ma profondamente aperta su noi. Qual è l'atto di consacrazione più grande che noi possiamo fare, ad esempio sul mondo? Sorridere. Sorridere al mondo è il vero modo di consacrarlo, di aprirlo a quel di più che Dio dona. Chiediamo allora allo Spirito che ci faccia crescere lungo tutti e due i binari, quello di fare esperienze umane che ci consolidano e quello di fare esperienze spirituali che ci fanno poi abbandonare tutto, mantenendolo in noi e guardare con una prospettiva di figli di Dio tutto ciò che accade. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ah. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.